Buongiorno signori, a tutti voi, buongiorno Germana. Oggi facciamo un passo nella storia. Il 9° Reggimento Alpini è lieto di aprire le sue sale storiche ai spettatori della vostra televisione. È il centenario della guerra mondiale, della guerra 15-18, siamo nel 2018, siamo alla fine, e vediamo un po' quella è la storia e l'evoluzione del Ruppo Alpino attraverso i suoi uniformi, le sue armi, ma soprattutto adesso i cimeli che sono stati regalati, donati a queste sale storiche dalle famiglie o dai reduci stessi che hanno vissuto quei momenti terribili. Quindi accomodatevi presso le sale storiche del 9° Reggimento Alpini. Siamo nel complesso caserme Pasquali Campomizzi dell'Aquila, caserma che ha visto nel corso degli anni succedere molti reparti in questa città, d'artiglieria, di genio, di fanteria, corazzati, e adesso è la sede del 9° Reggimento Alpini, che ha alle sue dipendenze due battaglioni, il battaglione Alpini L'Aquila, quello che ha fatto un po' la storia del reggimento nelle varie guerre, soprattutto nella seconda guerra mondiale, campagna di Grecia e di Russia, e del battaglione Vicenza, che è l'odierno battaglione multifunzione con compiti anche di protezione civile e supporto alle popolazioni. Le sale storiche sono state inaugurate qualche anno fa, sono state realizzate grazie all'opera del luogotenente Mauro Mancini, aquilano, attualmente a riposo ma sempre presente fra noi con la sua esperienza e la sua professionalità, e sono seguite dagli alpini del nono, da membri a persona, dal luogotenente Alfano e dai caporal maggiore Antonio De Bellis e Gianni Loi. All'ingresso vediamo appunto la scritta che ricorda sale storiche non solo dedicate soltanto a Don Alpini, ma a tutti i reparti che si sono succeduti all'Aquila attraverso questi anni. Prego. Sul corridoio d'ingresso vediamo una prima visione di alcune uniformi, sono riproduzioni, che ricordano l'evoluzione della fanteria italiana dai primi anni del 1700, quindi dal Ducato di Savoia, fino ai giorni nostri, all'attuale alpino che vedete di fronte a voi. Alla vostra destra, entrando, c'è la sala dedicata alla Prima Guerra Mondiale. Allora, io rappresento un alpino dell'8° Reggimento Alpini. Questa è una divisa usata inizialmente nel 1909, poi successivamente usata anche nella Prima Guerra Mondiale. L'arma che veniva usata era appunto un caccano. Questo magnifico ragazzo che si chiama? Filippo Marinangeli. Rappresenta un alpino del battaglione Monteberico, un battaglione costituito da abruzzesi in gran parte, le cui compagnie, la 93, la 108 e la 143, sono tuttora presenti nel battaglione Alpini L'Aquila. Quindi rimanda alle tradizioni del valore dei nostri soldati, dei nostri alpini, durante il primo conflitto mondiale, un conflitto che vide 30 nazioni scontrarsi sui campi di battaglia, 65 milioni di soldati mobilitati. Gli alpini pagarono un prezzo altissimo, oltre 65.000 caduti. Le uniformi sono tutte originali, così i pezzi che vedete, e rappresentano nella loro semplicità quello che è la vita e anche le sofferenze del soldato, dai badili di trincea alle bandiere, alla ricostruzione di una piccola postazione da fuciliere. Le uniformi che vedi da bersagliere ricordano, oltre la fratellanza con i fanti piumati, anche un episodio della nostra regione, il terremoto della Marsica del 1915, che vide i bersaglieri intervenire in forze per il soccorso della popolazione. Terremoto che, ricordo, fece 30.000 vittime, di cui la maggior parte è una città di Avezzano. Queste panoplie rappresentano delle armi utilizzate dall'esercito italiano nel primo conflitto mondiale, il mitico moschetto 91 nelle sue versioni corto e da cavalleria, e le pistole utilizzate austriaco-italiane durante il grande conflitto. Abbiamo anche delle stampe, riproduzioni di prime pagine della Domenica del Corriere, e qui abbiamo delle uniformi della 13ª Fanteria, che aveva la sua sede all'Aquila, un tenente, e uniforme di gara dell'esercito, quando la Belle Époque faceva sì che gli ufficiali facessero parte ancora dell'alta società, quindi c'era questa voglia di avere un uniforme sfarzosa, adatta appunto a queste serate di gala.
uscendo da, da questa sala della guerra mondiale e inoltrandoci sul corridoio, vediamo un numero autentico della tribuna illustrata che rappresenta il 25ennale della creazione delle ruppe alpine, la prima uniforme, molto particolare, di stampo ottocentesco, di cui vediamo anche un'immagine ingrandita in questo ritratto eseguito da un alpino e regalato al reggimento dal generale Paolo Bertoia. Un pezzo veramente interessante. Qui abbiamo una fotografia del re di Maggio, di Umberto di Savoia, che giovanissimo cadetto regalò questa foto originale agli ufficiali del 9° reggimento alpini. Tutte queste cimeli vengono conservate gelosamente all'interno delle sale storiche e mostrate a giovani alpini per incrementarne la cultura e lo spirito di corpo. Entriamo nella sala dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, dove abbiamo ancora due componenti del gruppo storico Vaccarelli della sezione Ana Abruzzi che illustreranno le uniformi portate. Vi presento il primo, un ufficiale alpino. Prego, nome e presentazione. Iorio, uniforme modello 34, appartenuta a un ufficiale tenente degli alpini, della divisione Fusteria, al cui interno vi era il 5° reggimento Belluno, come si può vincere dal numeretto sul fregio del cappello. È combattuto sul fronte greco-albanese e sulla linea del Tomori Osum. Quindi è una divisa che rappresenta in toto la sua originalità, prodotto originale, fedele, diciamo, all'epoca. Il lavoro che fa il gruppo storico è notevolissimo. Questi amici sacrificano tempo, denaro, passione per riprodurre quello che è la storia degli alpini attraverso le varie fasi belliche che sono state affrontate. Siamo in completa sinergia con loro, è famosa la loro partecipazione alla Donata di Trento, in cui hanno fatto veramente ben figurare gli alpini d'Abruzzo, e continua tuttora la loro collaborazione con il nostro reggimento, preziosissimi. Alla mia destra invece abbiamo il periodo coloniale. Prego. Allora, questa è una divisa che è stata utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale nel corno tattico di Libia. Dunque, questa, come vedete, gli stivali sono sempre di produzione italiana. Quello che era poi la componente della divisa molte volte era anche libera bellica, come volevano vestirsi. Poi c'è l'elmo coloniale, questo l'elmo coloniale è un elmo da ufficiale perché ha le tre bande, e le tre bande col fregio degli alpini. Le produzioni sono veramente fedeli, come gli armamenti, sono residui bellici chiaramente disattivati. Vedremo anche armi di produzione industriale utilizzate appunto per le revocazioni. Il nido di mitragliatrici rappresenta la postazione di una Breda 37, un 8 mm, con un fante, col modello 33, un fante alpino, e la maschera NBC, maschera antigas indossata. Ovviamente la produzione non è scala per motivi di spazio, ma è fedele, pur essendo, ripeto, in scala ridotta, a quello che era la costruzione dell'epoca. La produzione era dai sacchi di sabbia e dalle reti mimetiche. L'arma chiaramente è disattivata, come possiamo vedere, e queste sale vengono mostrate a tutte le scolaresche che vengono in visita, arrivano numerose, appunto per dare anche un'idea di qual è la tecnologia e l'evoluzione dell'industria italiana. All'interno delle bacheche, che vediamo ai lati della sala, sono conservate sciabole, fucili mitragliatori, bombe a mano, tutto ciò che è stato recuperato, ripeto, a volte donato dagli stessi reduci al reggimento, comprese delle foto originali. Per esempio questa è bellissima, qui il re Vittorio IX III decora la bandiera dei non alpini con medaglia d'oro per la campagna di Grecia-Albania, nella sede di Tolmino, siamo a Udine, la prima medaglia d'oro acquisita dal reggimento dopo la sua costituzione, che avvenne nel 35. A questo angolo c'è un telefono dell'artiglieria, rappresenta un po' l'interno della trincea della Seconda Guerra Mondiale, con numerosi strumenti d'artiglieria e del genio militare. Ripeto, tutti i cimeli autentici sono a disposizione dei cittadini che vogliono visitarlo, basta venire in caserma, informarsi, ci mettiamo d'accordo. Qui abbiamo strumenti di artiglieria, sistemi di puntamento, la classica borraccia, il contenitore di un puntamento attivo di artiglieria, e all'interno della base, della bacheca, abbiamo diverse strumentazioni
utilizzate per il calcolo del tiro per armamenti pesanti, di fanteria o d'artiglieria, le bombe a mano utilizzate. Molto bella questa postazione di centralino utilizzata nella seconda guerra mondiale, sia col codice Morse che con la telefonia a voce. La riproduzione di una bandiera settecentesca d'artiglieria all'interno di una bacheca originale con riproduzioni di medaglie d'argento e d'oro utilizzate nel corso dei secoli. Ci sono anche medaglie originali donate appunto, ecco, vediamo una dell'Africa italiana, si riferisce all'uniforme del collega coloniale, è la migliore caratterizzazione di questa sala, per le campagne fatte nell'impero. Prego, continuiamo. Entriamo in una sala particolare che ricorda tutti i reparti che si sono succeduti all'Aquila nel corso degli ultimi decenni. E quindi vi presento la figura di un ufficiale d'artiglieria. Prego. Questa è una divisa da ufficiale di artiglieria, modello 1934. Aveva come dotazione di arma una pistola M34. Questa divisa ha delle decorazioni con due medaglie di bronzo, una d'argento, due croci di guerra, della guerra di Spagna e della Grecia. Anche l'amico Federico, un autentico esperto d'artiglieria, ha prestato servizio nell'artiglieria campale e mette a disposizione tutta la sua passione per l'evoluzione e il continuo miglioramento di queste sale. Sulla destra, sulla mia destra, sulla vostra sinistra, delle produzioni e delle foto originali riferite al 18° artiglieria che occupava l'ex caserma De Rosa vicino al Tribunale, per intendersi. La presenza del cappello alpino, molto interessante. Questa è piazza Duomo, praticamente piazza Palazzo, e sotto c'è una batteria d'artiglieria non alpina e soleggiata portata sul Gran Sasso. Pensate, questi cannoni li ho portati fisicamente a mano sulle spalle dei soldati. Siamo sulla cima del Gran Sasso nel 1925. Questo è stato dato al colonnello Postiglione, figlio del capitano Postiglione. E quella è l'Aquila in alto, quella è piazza dove c'è la fontana luminosa, piazza del Castello, prima della costruzione appunto della fontana luminosa, con una batteria d'artiglieria a cavallo che evoluisce su quella che era la vera piazza d'armi dell'Aquila. Intorno a noi abbiamo una serie di fotografie con comandanti del corpo dei vari reparti che si sono appunto succeduti all'Aquila nel tempo. Una curiosità, abbiamo l'ex sottosegretario di difesa Domenico Rossi che comandava il 9° battaglione corazzato qui all'Aquila, quando da giovani tutti gli aquilani vedevano i carri armati per le strade della nostra città. C'era questo reparto corazzato con dei carri pesanti, reparti che sono stati sciolti col passare degli anni per la rimodulazione delle forze armate. Armi storiche, continuiamo, con pistole Glisenti, prima guerra mondiale, abbiamo una ricca raccolta di armi, una bellissima serie di piatti di ceramica di Deruta, rappresentanti i stemmi dei reparti della Brigata Acqui, che fu sciolta all'Aquila nel 1996, una collezione molto preziosa, sopravvissuta al terremoto, devo dire con nostra somma soddisfazione. Pezzi unici. Alla vostra sinistra, girando verso di me, le drappelle, le bandierine che si mettono sotto le trombe per distinguere il trombettiere di un singolo reggimento. Anche questa è una bellissima collezione, conservata e salvata con cura nel tempo, che dà un'idea e una testimonianza dei reparti che sono arrivati all'Aquila. Anche qui una soddisfacente raccolta di bombe a mano e mine risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale, chiaramente sono disattivate e sono qui a scopo didattico, ma ricordano quelle che sono le evoluzioni di questo tipo di arma molto particolare, la granata, la bomba a mano, che ricordo risale fin al Rinascimento, fin dal Cinquecento si utilizzava. Una bella serie di moschetti italiani, tutta la serie completa del 1891, il fucile Vetterli, che equipaggiò le nostre truppe fino agli albori della Prima Guerra Mondiale, quindi i reparti ne erano ancora dotati, sotto una bella uniforme dell'epoca napoleonica, quando i soldati avevano i capelli molto più lunghi di adesso e li chiudevano in delle code dietro la testa. Una anche qui delle belle armi, abbiamo dei fucili austriaci
funzionanti, anche se disattivati, ottocenteschi, e una bella collezione di pistole, fra cui spiccano una P38 e una Luger tedesca, e baionette dell'epoca napoleonica. La lunghezza della baionetta, che può impressionare, era dovuta alla necessità di difendersi dalle truppe di cavalleria con fucili a colpo singolo, quindi una volta sparato ci si affidava al freddo acciaio per poter sopravvivere sul campo di battaglia. Stiamo arrivando a quello che è il 9° Reggimento Alpini nel dopoguerra, ma prima un posto comando di un battaglione alpino in Grecia. Rappresenta il posto che veniva messo in una tenda, in una caverna, in una casa abbandonata, dove gli ufficiali potevano dirigere, controllare e comandare i propri reparti schierati sul campo di battaglia. Chiaramente tutte la tipologia di strumenti di comunicazione che vedete sono d'epoca, qualcuno è anche funzionante, ed è appesa sul muro una cartina che ricorda appunto il teatro greco albanese. I termini metrici che vedete appesi sui lati sono stati introdotti esercitando negli anni 30 e sono tuttora in uso. Sono materiali molto resistenti e che ricordano un po' tutti anche il servizio militare prestato. Le borse dei portaordini per la mitica staffetta che a mano portava di spaccio gli ordini sul campo di battaglia quando non c'era possibilità di comunicare altrimenti. Ricordo che la caserma dove ci troviamo, complesso caserme Giuseppe Pasquali e Gino Campomizzi, è dedicata rispettivamente a Giuseppe Pasquali, capitano d'artiglieria morto in Africa settentrionale, seconda guerra mondiale, e l'alpino Gino Campomizzi, tutte e due medaglie d'oro di Castelvieri, morto nella campagna di Russia. Era un portaordini proprio con questo tipo di borse per portare dispacci. Questa vetrina molto particolare ricorda la dunata dell'Aquila alpina del 2015, la dunata nazionale, con i vari cimeli che abbiamo conservato, le cartoline, gli annuli postali, il nastro tricolore con cui fu inaugurata la dunata, il gioiello fatto dalla Caliendo, dall'Arc per ricordare la dunata stessa, dono del comandante di reggimento, colonnello Massimo Jacobucci, e adesso generale, la raccolta dei video e degli articoli stampa che furono fatti in occasione di quella bellissima manifestazione che vede 400.000 alpini in congedo presenti all'Aquila. Abbiamo adesso la stanza dedicata al 9° Reggimento Alpini, dall'ultima fase della guerra, la campagna del 45, fino ad arrivare al dopoguerra. E davanti a noi abbiamo una bella coppia, padre e figlio. Vi ripresento, prego Michele. Buongiorno, sono Michele Mastrantonio, faccio parte del centro storico Battaglione Alpini L'Aquila, così come mio figlio e le altre persone che avete incontrato poc'anzi, e vesto un uniforme modello 58. Questa uniforme è stata adottata appunto nel 1958, è stata mantenuta in uso fino al 1975, quando è stata sostituita appunto dalla modello 75 colore verde oliva. È un uniforme che è stata, diciamo, adottata nel periodo in cui il nostro armamento era fornito quasi essenzialmente dagli Stati Uniti, ed in particolare questo è il fucile Garand, che è stato appunto dato in grandi quantitativi dagli Stati Uniti all'Italia nel momento in cui abbiamo regolarizzato il patto della NATO. Questo fucile è stato poi conservato per lunghi anni nel nostro esercito, è stato modificato di calibro per adottarlo al nuovo standard NATO ed è stato in dotazione fino a tempi piuttosto recenti. Quando è quello che ho usato io quando mi sono arruolato, quindi sono molto vecchio. Successivamente è stato modificato e da questo fucile diciamo, è venuta fuori una vera e propria genialità italiana, è stato trasformato nel cosiddetto FAL BM59, che è stata un'arma giudicata all'estero tra quelle più prestanti nel calibro 7,62 NATO e tra l'altro le più controllabili nel tiro a raffica. Quindi, diciamo, da un'arma vecchia è stata ricavata un'arma che all'epoca era concettualmente molto moderna e superiore alle altre magari di nuova costruzione. Michele è un esperto in armi e munizioni veramente di livello incredibile. E ti presento il figlio, prego. E Federico Mastrantonio, anch'io faccio parte del gruppo storico Battaglione Alpini L'Aquila. E quella che ho indosso adesso è la modello 59. Padre e figlio 92. Siamo a questo. 92 è tenuta in dotazione fino per 12 anni fino al 2004, e quando è subentrata poi la vegetata italiana
E il fucile invece che ho in dotazione è un MG4259, è una mitragliatrice appunto... Puoi aprire il bipiede? Fai vedere. È entrata in dotazione dai tedeschi nel 42 e modificata poi nel 59 per... modificata nel 59 per poter essere adottata anche dall'esercito italiano. Un'arma notevolissima che ha fatto la storia della Seconda Guerra Mondiale, tuttora in dotazione, una versione leggermente trasformata dalle truppe NATO. Qui cominciamo a vedere come mangia il soldato, come si nutre. Abbiamo fatto una mostra didattica per i ragazzi delle scuole in cui c'è la cucina vera e propria, quindi piatti, bicchieri in alluminio, le dotazioni dove si portava il vino, l'acqua, i setacci per la farina e proprio il materiale da cucina e le razioni K, ossia quelle razioni da combattimento in dotazione al soldato, le vecchie razioni e quelle nuove che sono arrivate adesso, dove il cibo in scatola, ahimè, non sempre molto apprezzato, ma comunque, devo dire, migliorato nel tempo, fornisce al soldato sul campo di battaglia dove non vi è possibilità di cucinare, di appoggiare supplementi, le scorte alimentari necessarie al suo sostentamento. Qui abbiamo delle riproduzioni degli anni 50 di postazioni di tiro dell'esercito per mitragliatrice o per mortaio. Erano costruite così a livello basso questi soldatini, molto simpatici tra parentesi, rarissimi perché purtroppo erano di facile rottura, quindi è molto difficile ritrovarle. Siamo riusciti a recuperarle attraverso i fondi di magazzino e anche sul mercato della militaria esterno. C'è un mercato molto forte su queste cose. Abbiamo adesso la toilettatura del soldato, dal dentifricio allo spazzolino al rasoio, al salone da barba, quello che si utilizzava all'epoca, ma anche adesso, per la cura della persona del soldato, originali, molto belle. Anche questo ormai è di difficile reperimento. Passiamo di nuovo, questo è un modello del cannone 105-14 in relazione all'artiglieria della montagna che ha fatto la storia dell'esercito italiano, tuttora in utilizzo nelle varie eserciti della NATO. Un pezzo italiano della Oto Melara ha fatto la storia dell'artiglieria ed è considerato uno dei migliori pezzi leggeri del mondo, un'altra eccellenza italiana. Binocoli d'artiglieria per l'osservazione dalla trincea, sporge oltre il borgio italiano, un cosiddetto iposcopio, e permette all'osservatore di guardare il tiro e le postazioni nemiche senza essere colpito dal fuoco dell'avversario. E qui abbiamo una bella serie, lo dico con orgoglio, di binocoli, luci e bussole militari, qualcuno anche molto rara, dalle tedesche alle austriache, alle italiane, alle americane. Sono pezzi notevoli che danno anche un'idea dell'importanza di queste sale storiche. Cerca di conservare veramente alcune cose ormai, posso dire, quasi irreperibili. Materiali di utilizzo da parte del genio, quindi bombole di idrogeno, gas per ricarica, questo è un rianimatore automatico, stiamo anche cominciando sulla parte sanitaria dell'esercito. Le componenti logistiche sono enormi, trasporti, carburanti, munizioni, sanitaria e trasmissioni. Un esercito è una macchina estremamente complessa che ha bisogno di numerosissime rami e branche di specializzazione. E qui ulteriori uniformi originali come quella che abbiamo vista della Seconda Guerra Mondiale, di un ufficiale di fanteria, un'aquila ridotta, ahimè, non in buonissime condizioni, ma a diversi decenni, impagliata quando era utilizzo fare questi doni ai reggimenti da parte degli ufficiali, un piccolo altare da campo e queste è un altarino praticamente, si utilizzava per conservare anche oggetti religiosi. Foto dei vari reduci che si sono succeduti nel tempo, abbiamo in gioventù e durante la consegna di una corona. Vi ricordo, abbiamo ancora il grande Valentino Di Franco, che è il nostro ultimo reduce sopravvissuto dalla campagna di Russia, ai suoi 96 anni, e riusciamo ad avere questi contatti continui con questi ragazzi, li chiamo ragazzi. Una parte dedicata a videoproiezione, modernariato come lo chiamerebbe un tecnico, una serie di volumi, di libri che ricordano
la storia anche letteraria del nono reggimento Alpini, volumi pubblicati negli anni, Giulio Bedesche, Cenerentola Lettere di Ghiaccio, Vincenzo Michele, Reduce. Abbiamo una bella biblioteca anche a disposizione dei visitatori per quello che riguarda la nostra unità. Andiamo appunto, dicevo, sulla sanità, quindi una serie di medicinali e di strumenti chirurgici utilizzati nel corso del primo e del secondo conflitto mondiale. E grazie al nostro amico Michele, una bella raccolta di munizionamento di bossoli o di colpi, ripeto, disattivati, utilizzati nel corso dei conflitti. Questa è una bellissima raccolta di cui possiamo sinceramente vantarci grazie all'apporto del gruppo storico Vaccarelli della sezione ANA Abruzzi. Una curiosità, questo strumento che voi vedete ai vostri piedi, questa macchina infernale, molti mi chiedono che cos'è, state guardando quello che è un trapano da dentista a pedale. Voi potete immaginare che l'effetto che aveva un trapano del genere in bocca al povero soldato maneggiato da un dentista militare. Ah, pedivella. La tecnologia si è molto molto avanzata nel corso di questi anni, fortunatamente per noi. Queste sale storiche, ripeto, sono a disposizione per la visita della cittadinanza e siamo sicuramente lieti di accogliere chiunque voglia venire a dare la nostra occhiata. Chi voglia si trovi nei suoi appartamenti, nelle sue case, dei cimeli che non può, non vuole conservare perché parti di armi, perché anche ormai si tende a non più considerare queste cose. Se si vuole si possono portare alle sale storiche, verranno da noi immagazzinate, verranno da noi catalogate ed esposte con ringraziamenti per la persona che ha voluto darle in custodia o donarle o affidarle alle nostre umili capacità. È stato un piacere accompagnarvi in questo giro, ringrazio la vostra rete televisiva per aver dato la disponibilità e la possibilità di esprimere questa nostra passione. Ringraziamo ancora i componenti del gruppo storico Vaccarelli, gruppo storico Battaglione Alpini L'Aquila, e vi aspettiamo perché l'esercito c'è sempre, nella cultura, nell'aiutare la popolazione, nel supportarla, nel difenderne quelli che sono gli interessi. L'esercito c'è.